Prendo coscienza del mio intero corpo, come se si fosse manifestato proprio adesso, grazie a un soffio proveniente dalla terra, dalla pancia della terra. E comincio lentamente ad aprire gli occhi e a oscillare delicatamente, un poco a destra e a sinistra. Oscillo. E comincio a muovere gentilmente le mani, accarezzando le gambe, fino a portarle sulle ginocchia. Cerco di allargare un po' con le natiche per appoggiare bene a terra la base della colonna vertebrale. E in questo luogo comincio a prendere contatto fisico proprio con il cosiddetto perineo, questa zona sotto i genitali, ok? Se voglio posso tastarlo, ok? Posso appoggiare, chi ci riesce, un tallone per avere un contatto che stimola la sensazione maggiormente, oppure mantenere la mano in questo luogo, che è una sorta di triangolo, di figura geometrica tra il pube, gli ischi e l'ano. Ok? E provo a contrarre dolcemente questa parte, inspirando ed espirando a rilasciarla. Nel momento in cui la contraggo, dovrei sentire le dita che stanno premendo in questa zona essere sospinte delicatamente fuori. Quindi faccio esperienza di questo, che è considerato un banda, una tecnica molto importante nello yoga, una chiusura energetica. Contraggo e rilascio al ritmo del respiro. Inspirando contraggo, espirando rilascio. Chi ha già dimestichezza non è necessario che mantenga le mani in questo luogo, ma continuate a contrarre e rilasciare. Contrarre e rilasciare. Poi, quando avete preso un po' di dimestichezza, vi invito a contrarre il perineo, mantenerlo contratto e scuotere un po' col bacino, polmoni pieni. E poi rilascio la contrazione del perineo contestualmente, espiro. E ripeto questa operazione più e più volte per sensibilizzare ulteriormente ed entrare ancora più in profondità, in contatto con il chakra della base. Quindi, ripeto, contraggo il perineo. Se non riuscite a contrarre, a isolare questa zona, prendendo a prestito l'espressione del nostro mitico André van Lisbeth, contraete semplicemente tutto quello che avete nelle mutande, d'accordo? Quindi contraggo, polmoni pieni e scuoto il bacino e rilascio. Contraggo, polmoni pieni, scuoto e rilascio. Contraggo, scuoto. Ogni volta che ripeto questo esercizio sento sempre più nitida la sensazione di questa zona che coltivo, coltivo. Facciamo per un'ultima volta. Inspiro, contraggo il perineo e scuoto. Un po' più di energia. E rilascio. Permango.
nell'ascolto di quanto ho sviluppato, di quanta sensibilità sono riuscito a sviluppare in questo luogo e quali effetti riesco a percepire. Adesso lentamente comincio a sollevare le braccia, ad allungarmi, mi allungo. E mentre faccio questo, la mia attenzione è sempre concentrata nel perineo, nella zona del chakra della base. Sento ogni movimento che compio con il corpo, come si riverbera in questo luogo. Faccio dei movimenti come se il chakra della base fosse un perno attorno al quale ruoto. Ok? Il chakra della base è piantato nel pavimento, nella terra, e io ruoto intorno ad esso in maniera molto dolce, delicata. E mentre faccio questo, comincio ad emettere un suono molto tenue, delicato, cercando di far vibrare questo suono proprio in questo asse, in questo luogo della base. Il suono che devo emettere è LAM, con la L di Livorno. Sento la vibrazione di far risuonare il chakra della base. Ogni volta che espiro mi aiuto con il mantra, con il bija mantra, lam. Lentamente porto giù le braccia, lentamente sciolgo la posizione delle gambe, lentamente scivolo verso le caviglie. E ritorno, inspirando, scivolo in avanti, sollevando il mento e il sacro, espirando, torno indietro, abbassando il mento e il sacro, sempre all'espiro. Tengo la connessione con il mio chakra della base durante tutta la pratica, cercando di farlo risuonare attraverso la vibrazione del mantra. Ripiego la gamba destra e vado in direzione della caviglia sinistra della gamba distesa, continuando a ripetere Mi lascio andare, non devo tirare, non devo assolutamente forzare la posizione, ma semplicemente lasciarmi abbandonare. Continuo a far vibrare, risuonare il chakra della base.
Inspirando, sollevo un poco la testa, espirando Smetto per qualche istante di riprodurre il mantra con la voce e mi soffermo in questa posizione, appoggiando il dorso e le mani a terra, abbandonandomi completamente, come se mi dovessi addormentare in questa posizione, per far sì che sia sufficientemente comoda. Ovviamente non mi devo forzare in alcun modo. Continuo a tenere la mente ferma sulle sensazioni della base della colonna vertebrale che sta pulsando in questo momento e percepisco le pulsazioni ritmiche e intense. Cerco di farla aderire il più possibile con il pavimento. Poi inspirando, porto su le braccia, allungandomi verso l'alto, e ancora sento sempre più nitida la sensazione, come se si stesse spalancando un cancello in questo luogo. Cambio dolcemente, giro, porto la gamba destra, questa volta distesa, la sinistra ripiegata. Inspirando vado in avanti, sollevando il mento e il sacro, espirando torno indietro, abbassando il mento e il sacro e pronunciando Poi mi lascio andare sempre in maniera molto dolce, posso accontentarmi di fermarmi alla caviglia, se arrivo a prendere il piede, prendo il piede, ma non ha nessuna importanza dove arrivo. L'importante è che sia rilassato, sciolto e continui a tenere bene aperte le natiche, appoggiando bene il perineo al pavimento, pronunci esalando Inspirando sollevo la testa, espirando inspiro appoggio il dorso delle mani a lato della gamba, del ginocchio, dove arrivo con facilità e ascolto l'apertura che si sta sensibilizzando sempre di più. Ogni vibrazione, ogni posizione mi consente di avere una sensibilità maggiore in questa parte del mio corpo. Ok? Se volete potete trasformare la ripetizione del mantra anche in una semplice molto profonda, molto bassa, una vibrazione più bassa che riuscite a fare. Ah.
una vibrazione sonora molto simile al piacere, al godimento. Inspirando, torno su, distendendo le braccia. Ruoto intorno all'asse del chakra della radice. Sento cosa si sta sciogliendo dentro, anche dal punto di vista emotivo. Lentamente abbandono questa posizione per portarmi lentamente in piedi, gambe piegate, cerco di radicarmi a terra con i piedi il più possibile. Inspiro, espiro. Allargo bene le piante dei piedi. Sento la forza della terra risalire lungo le gambe, attraverso i piedi. Ogni volta che inspiro assorbo, come se i piedi fossero delle pompe, l'energia e la forza della terra che salgono dentro di me. Poi questo, distendo leggermente le gambe, comincio a muovermi molto dolcemente, come fossi dentro un barattolo di miele, fosse tutto denso l'aria, con le ginocchia molto flesse, piegate. Comincio lentamente a sollevare un ginocchio e poi l'altro. Sempre più in alto. Porto la mano contrapposta sul ginocchio. E poi su tutte le gambe. E mi siedo. Ascolto. Ascolto le sensazioni, la forza, l'energia sviluppata dalle vibrazioni della terra. Sento le gambe, i piedi, intensamente, come fossero più grandi, più vibranti, vibratili. E sento il chakra della base come un fiore di loto che pulsa intensamente. Adesso ti chiedo di chiudere gli occhi e di lasciare che nella mente, nello spazio della coscienza, il cosiddetto Chidakasha,
possano manifestarsi ricordi come un flusso, ricordi prossimi o ricordi lontani, tutto ciò che attraversa il flusso della mia memoria lo lascio arrivare senza respingerlo, senza ricercarlo. E lascio come in un film questa sequenza di ricordi, di immagini, si stagli nella mia coscienza. Poi concentro l'attenzione sui colori di queste immagini. E cerco di renderli più nitidi, più chiari, più intensi, come se potessi alzare il contrasto delle immagini. E porto l'attenzione sull'audio anche. Cerco di alzare il volume, come se fossi in un cinema moderno con il Dolby che rimbomba. E in questo modo scopro come cambiano le mie emozioni, come cambia il mio vissuto quando i miei ricordi si amplificano. Scopro come sono connessi i ricordi alle mie emozioni. Visualizzo i ricordi, li coloro, alzo il volume e lascio che arrivino le emozioni. E poi mi diverto a fare il contrario. Abbasso il contrasto, rendo sbiadito il ricordo. Abbasso il volume, come in un vecchio film. E scopro come cambia radicalmente il mio vissuto emotivo connesso con questa esperienza. E che cosa scopro? Scopro che sono io, qui adesso, a determinare le mie emozioni. Scopro che è la modalità con la quale mi accosto al mio vissuto che fa la differenza. E adesso immagino una lavagna, una vecchia lavagna, quella lavagna che avevo in classe quando ero alle elementari, esattamente quella, con il bordo di legno, il cancellino e i gessetti colorati. Ed immagino di prendere un gessetto bianco e di scrivere in alto a sinistra il mio nome, lettera dopo lettera, su questa lavagna. Quando avrò terminato di scrivere il mio nome, sotto il nome con un gessetto giallo, comincerò a scrivere i numeri da 1 a 10. Piccoli numeri sotto le lettere. E poi con un gessetto arancione, sotto ciascun numero disegno dei piccoli cerchi. E
cerchi con un gessetto rosso. Comincio a disegnare dei quadrati. Ogni forma un colore. E sotto questi quadrati, di nuovo con il gesso bianco, dei piccoli triangoli. Adesso ti chiedo di posare i gessetti colorati, di fare due passi indietro e di guardare la lavagna. Osservala e senti l'effetto che ti fa guardare questa composizione geometrica che parte dal tuo nome, come se fosse la trama della tua vita. Come se fosse un simbolo, un mandala che racchiude tutta la storia della tua vita, fin dal primo istante. E osservala e senti, accettando ogni esperienza che hai compiuto. E ti chiedo di afferrare il cancellino e di cominciare a cancellare pian piano tutto il disegno, tutta la lavagna. E quando avrai terminato di cancellare la lavagna, ti chiedo di sentire l'effetto che questa pulizia, questo spazio ha nella tua mente. L'ultima cosa che ti chiedo è di immaginare la tua cavità cranica come fosse una caverna, all'interno della quale ti chiedo di spingerti dolcemente, come se vi potessi entrare, anche se dal fuori è un po' lugubre, tetra. Entra dentro ed immagina in questo luogo una sfera luminosa, densa. Immagina di entrare dentro questa sfera, una sfera liquida nella quale galleggi, ed immagina che questa sfera dà una piccola apertura sulla superficie della caverna, sulla sommità della caverna, questa sfera che ti contiene, nella quale galleggi, cominci a volare via, a salire, ad ascendere, e tu piano piano lasci l'ombra e ti immergi nella luce esterna. Prenditi qualche minuto per fare questa esperienza di leggerezza, di apertura, di luminosità. Prendila come un'occasione per metabolizzare tutta l'esperienza appena compiuta, fisica, mentale, energetica e spirituale. Bene, adesso pian piano lascia dissolvere questa sfera, questa immagine, ritorna con il corpo ancorato
ancorato qui, seduto sul pavimento nel quale sei tornato gradatamente. E piano piano cominci a riaprire gli occhi e a compiere l'esperienza di risveglio attraverso la quale ti riporti qua, in questa aula virtuale con noi, nella consapevolezza di aver acceso, attivato una parte molto importante della tua vita, che è la parte istintuale, senza la quale non si può accedere ai piani più alti, non si può divenire molto spirituali se non si ha una buona base concreta, fatta di cose materiali. Anche i grandi sciamani, yogin, sono tanto più rinomati, quanto più hanno un piede nella spiritualità ed uno nell'aspetto concreto della vita. Sono buoni padri di famiglia, buone madri di famiglia, hanno costruito qualcosa, piccolo anche, sono pastori di solito, sono umili artigiani che fanno delle cose materiali proprio, concrete. Perché abbiamo bisogno di concretezza, di radici per poterci ergere verso l'alto, altrimenti siamo disancorati e siamo come delle nuvole che fluttuano a mezz'asta. Bene, campane, sentite? Quindi abbiamo fatto la nostra oretta di yoga.